qui che sono freddamente per il feedback. Morti tutti, feedback, morti tutti. E tempeste, tempeste, come se piovesse. Guarda, c'è ancora pieni di energia. Stormo, la porta stormo. Stormo. Sì, cazzo, infatti tipo, no, 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 madonna, un'emozione. Da questi... E siamo in compagnia di Medioman. In realtà è Marco Lograsso. No. No. No, è Gianmarco Galliani. Ma Marco c'era. Ah, no, vabbè. Se uno è Gianmarco e l'altro è Marco. Medioman. Sarà il nome che gli piace. Contro Cagamuscio. E caga il muscio. Cagamuscio non è un personaggio di Naruto, tu che sei un nippofag. Io non sono un nippofag e tu sei quello che segue Naruto. No, no, no. Sì. Ah, caro One Pistaro. Ah. Io si seguo Ita. Cagemusha. Cercherò su internet cos'è. Ma cosa hai sentito però Cagemusha? Vedi, allora, perché sei un nippofag. Primo risultato su Google. Guarda, che... ah, c'era anche di... Cagemusha, l'ombra del guerriero. È un film. L'ombra del guerriero. No, se non è un porno non posso averlo visto, perciò... 7 su 10. Ah, l'ho visto! Mi ricordo i baffoni. I baffoni, eh? Perché uno si ricorda un intero film dai baffi. Beh, hai ragione anche te. Che bei baffi che ha. Cercate Cagemusha su Google per caccia di baffi. No, è di Kurosawa, ecco perché. Ah, Kurosawa che ha fatto i 7 samurai. Non Dragon Ball. No. Peccato, se aveva fatto Dragon Ball almeno era qualcuno. Invece è un fallito. Comunque, oh, ha ricevuto due nomination agli Oscar. Devo vedere. Vabbè. Palma d'oro al Festival di Cannes. Quello è Golden nomination del Golden Globe. Davide di Donatello. Davide di Donatello. Premi BAFTA, anche quelli non sono da. No. Oh, poi no, voglio dire, le nomination 80, degli Oscar sono miglior film straniero e migliore scenografia. Mi sto spegnendo. Prendi la tachipirina. Finito l'effetto. Vai a cercare il gatto che ti svegli. Esatto, vai a cercare il gatto. Ma perché tu drone sta massacrando un morte per il drone? Questo Medioman, sei proprio Medioman, Dio santo. Un drone spacca un S5 e se ne va via. APM. Vediamo se è veramente medio. Saranno APM medi. Sono medie, sono zero. Vanno a zero. Se si bilanciano. Deve essere medio. È suonato qualcosa. Sì, è il dente di Darkness. Ah, ora ricordo, c'è un GPS nel dente. Che c'hai? Allora, per chi non lo sapesse, Darkness ha un dolore al dente. Si è strafatto di tachipirina. E questo è risultato. Cosa fa? E 30 secondi fa massacrava i coglioni. Guarda questa pesca. Perché? E il tempo è di sì. Baldur's, senti, fai qualcosa di utile. Senti questo computer e regalami Baldur's Gate. Giocate a Star Trek online. Abbiamo risolto. Va, meno male, grazie a Dio. Allora, come stavo dicendo, Cagemusha, che stimo molto per questo nickname, ma non me lo ricordo però Cagemusha, la trama del film. C'è un samurai che ammazza degli altri samurai per salvare una principessa. Vabbè, è Kurosawa, è ovvio che succede così. Però lo fanno in maniera figa. Ok, e non sono tutti quei film giapponesi che si vedono adesso che fanno salti improbabili sulle piante, con le vaccate lì. E tutti sono pupporute. Eh? No, e tutte sono pupporute. No, sono sempre giapponesi, adesso non esageriamo. Lo sai qual è la fantasia del maschio occidentale? Le asiatiche con le tette grosse. E chi lo nega è un bugiardo. Ma non necessariamente con le tette grosse. Chi lo nega è un bugiardo. Vabbè, le asiatiche. Con le tette grosse però per un sicuro. Sì, ma non troppo, perché poi sembra una caricatura. No, normale, una terza. Maschilismo con razzismo. No. Ah, no. Mi masturbo. Queste sono le cose che mi eccitano. No, è ancora in beta, non dire cazzate. Ah, perché sono spenti tutti gli indici? C'è un miliardo di chiavi. Le hanno tolte perché ora esce dalla beta. Ah, Cioè, spara minchiate dietro potrà incazzarmi. Io l'hai fatto bene, fatto. Non so. Mi devo anche spogliare? Vai. No, dai. Stiamo aspettando. Comunque, mi piace come Cagemusha a 5 minuti potrebbe espandersi. Niente. Di solito sono a 3 basi a sto punto, però. Sì, li zerga. Attaccata domanda. Mi piace anche come Medioman, si è proprio medio. Cioè, fa un Marine, un Maral, due Maral. Però io non so, proprio un affetto particolare per Medioman. Forse perché mi ricorda la mia adolescenza, quando guardavo... Che adolescenza, far finta di essere giovane, ti ricorda la tua infanzia. Fai poco il furbo, Che non sanno che sono vecchio.
per me stessi da cazzo. Quei sentimenti ci devi. Appunto, so che stai dicendo una cazzata. Quando mi piacciono i nuovi depositi da Marri? Mamma mia, di sono Marri, sono tipo Pimp My Depot. Sì. Prese d'aria, cose in più, antenne. Swag. YOLO. YOLO. Comunque, stai contento a fare. Banel in Bust. Sai qual è l'opposto di YOLO? Qual è? Fai vedere com'è. Aspetta, devo ricordarmelo. Perché l'ho letto oggi, ma non me lo ricordo. Non esiste. Lo scrivo, aspetta, mi viene in mente. Cosa? Comunque, Banel in Bust perché vuole andare a sfondare. Non c'ha un overlord qua che gli tiene d'occhio l'espansione, perciò va bene. Sa che non si sta espandendo, sa che è una sola base. Era qualcosa Only Loser. O oh, non mi ricordo perché sta YOLO. Tipo. Nel tempo da. Sono i credenti, i perdenti. Il suo computer. Vabbè, nel senso non mi importa un cazzo. Ma qual è il problema, signori, là dietro? Che non l'ho attaccato. Non è attaccato internet. No, la testa. Oh, che belli fazzoletti finalmente servono. Ma che fai? Mi serve un fazzoletto. No! Devi pagare per i fazzoletti. Fazzoletti da sperma, quello che prendi. Tutto sperma di alata. Esatto, sono puliti. Chiuso per il mio pene qui. Li lava e poi li rimette a posto. Belli piegati precisi. Il mio pene. Ricordiamoci una certa teoria di Feuerbach che ho avuto modo di apprezzare. Non so se te lo ricordi. Quella sul preservativo. Che lo lavi e lo riusi. Eravamo un giorno in aula H. Io, Feuerbach e ti ricordi chi c'era? Il Giandò? No, fanciulla, era una fanciulla che ci veniva in quel periodo, stava per laurearsi, passava spesso. Ah, da... la Crizia! No, Daniela. Cioè, a un certo punto esce con sta teoria dicendo: ma sì, perché io i preservativi li uso, poi li lavo, li rigiro e li rigiro. Perché, la mia domanda è: perché girarli? È perché comunque se li lavi non sei sicuro che hai pulito bene. Li devi vuotare poi. No, aspetta, perché girare nel senso? Ma perché prima li giri e poi li lavi così sei sicuro che sei pulito bene, no? E poi lo rigiri con un calzino. Aspettate. Hai sbagliato la teoria. Va bene, sì, io sono quasi sicuro di avere... Vediamo. Averci provato. No, davvero, Marco... uno dietro ci vuole. No, peggio. Smetti. Durex. Aspetta. Ah, il pene di Dai si è toccato questo. Ah, dai. Che ora se mi ha, gliene apro con le mani. Ah, scusa, mi scordo che tu sei sottodotato. Passerò a darti lo scheglio, lo devo portare. Il mio pene forciliforme, invece. E non so perché sono in tasca. Però prima mettendo ma delle perché chiavi. Devi grattare? Non puoi lasciarlo e basta. E questa è la teoria di Feuerbach. Che effettivamente i preservativi costano un sacco. Effettivamente costano un sacco. Però senti che ho scoperto che. Cioè, lo sapevo, ma me lo dimentico ogni volta. Che nei supermercati costano un cazzo. Esatto. Però tipo ti vergogni ad andare a casa e prendere i preservativi. Infatti io li tiro dentro nella in generale, in tutta la spesa. Oh, Enrico fuori, non ho mai giocato a Baldur's Gate. Non so neanche com'è la grafica. Lo mandi via, No, questo no, questo no, Minecraftaro di merda. Come se l'odio. Se vuoi farci qualcosa ti do un preservativo. Mi porto via loro, sappi. Non mi toccare, ti mordo le mani, eh. No, dammi un preservativo. Vabbè, aiuto. Ma mi lasci in pace, porca merda, che stiamo castrando, dire vero? Davvero, stiamo castrando, siamo importanti. Questo game entusiasmante dove aiuto, a 11 aiuto, minuti aiuto. Siamo ancora una base. Oh, lo mangialo per favore. Se puoi mangialo. Io vedo loro due nel tuo ficcati con i vetri nel tuo tavolino. Ma lo spero, almeno siamo andati al mondo. Entrambi, ci guadagniamo un mega computer. Madonna mia. E anche le varie cose che c'hanno. E anche il pene d'Arrigo, che dicono sia grosso. Chi? Chi l'ha mai visto? Appunto, è per questo che dicono sia grosso. Nel dubbio. Esatto. Se non l'aveva fatto vedere a nessuno, magari. Io, vabbè, mi ero messo la maglietta in maniera alternativa, ma mi sta un po' sfavando, quindi la metterò di nuovo in maniera alternativa. Potenziamento muscolare. Quella cosa serve il potenziamento muscolare? Per andare più veloce le blocche. Fuori dal mio strato, ok. Comunque mi piace che non succeda mai un cazzo. Voglio trovare. Continuiamo a parlare dei cazzi nostri. Dai, continuiamo a parlare. Che cos'è questa luce? No, non lo so che cos'è. Ma comunque, tipo, alla Coop costano un cazzo i preservativi. È vero, comprate i preservativi alla Coop. Quel pacco da 12, che le macchinette li paghi 12 euro. Sì, costa di meno mantenere una figliola incinta. Sì, infatti. Le ho pagati 7 euro. Siamo mal. Che è un euro in più rispetto al pacco da 6 che di solito si paga 6 euro. È da comprarne una marea. Esatto.
Se andate su eBay e cercate i preservativi, ci sono i pacchi da 500. Su Groupon avevo trovato un'offerta di 150 preservativi a 15, a poco più di 15 euro. Ascoltami, lo devi dire se faceva metà. Ci ho pensato, però all'epoca ero single, ho detto che cazzo me ne faccio. Ma no, ma se... non si sa mai. È vero, anche questo. Infatti la prossima volta che la becco un'offerta già. E comunque se li potevi vendere. Non più fuori a chiave! Dalla casa? Sì. Ma perché c'è ora la resistenza dei sassi, Enrico, eh? Ora mi chiama, dai. Vai ad aprire, dai. Vai ad aprire perlomeno. Lo vede? Lo vede, bravo Medium, anche con il tuo Medio Reaper scappi mediamente. Non per dire, ma è una base. Per me non ce l'ha mandato Medium in replay. Perché se ce l'ha mandato Kagemusha guadagna punti stima, perché Kagemusha è... No, ce l'ha mandato Medium, perché Medium? Lo picchia. Ci sono a questo momento... Io ho sentito no nell'anno no. Dario sta inculando attualmente da basso Arrigo, spero che non sporchino troppo con il sangue anale di Arrigo. Cioè era tutto sottointeso, porca merda, era tutto sottointeso. Ma siccome ci sono dei bambini piccoli, magari loro non capiscono. Salutate la mamma. Salutate la mamma e dite anche la mamma ha avuto del sangue anale la sua prima volta. Sono talmente disperato che bevo il chinotto. A me fa cacare come non manca. Mi piace perché è una base e c'è una mina. Che farà i buchi nel mondo. Sì, esatto. A meno che lo Zack non abbia la scan. Ce l'ha sopra. Finito. E dove saranno gli Zack che ti manderanno a mille dentro le cose? Per me stanno veramente limonando perché... Ma comunque, Massa Marauder, carri con... Disco tondo, mega di Gevolfe! Aia! Aia! Scavolo di disco tondo! Hai notato come mi sorridono? Biscotondi! Prima della scatola di biscotondi di 54 tonnellate nella cuspide. Mi sono riparato tipo le ragazzine. Ma ho paura. È una delle poche cose che fanno paura al mondo i biscotondi lanciati. Ti prego, fammi mordere un ragno, ma da un biscotondo no, eh. Piuttosto metto il pene in la bocca di uno squalo. Me ne aspira polvere, me lo faccio tagliare dalla ventola come è successo a qualcuno. Okay. Conosco. Non ci credo. Trollone. Massimo. Bello, questo libro ha fatto la sua storia. Tipo, si nascondete le rocce. Cioè, dove sono? 1, 2, 3 stella. E quelli hanno visto e lì te l'hanno scoppiato. Vediamo se ci fa mandare i banner incontro questi. Lo fa, non ci posso credere. Ho capito perché perde. Perché è un coglione. Ma basta! Ma ti stai spaccando tutti i banner. Tra l'altro ti sta focussando pure bene, tra parentesi. Forza dei carri. La festa dei carri, non ci basti qua, è inutile. Chiudi, tipo spacca qui e chiudi. Lo puoi ripescare a Rigo, che muore di freddo, che è fatto di santo di guano. Hai visto dove mi sono nascosto? Ti è piaciuta la scatola? No. Come no? A Marco ma è dov'è proprio... un sacco. Dov'è Rigo? Fuori. Dai, apri. Dai, apri. È chiuso fuori, è fuori e basta. Io penso di essere chiuso fuori. No. Ah, sta fumando. Sì. Finalmente, bravo Arrigo. Sta cercando il gatto. Cerca il gatto. Vicino, Vabbè, ti hai visto la mina, bravo. Beh, bravo, eh. Bravo, medio man. Ancora medio man. Sì. Una base contro 3. Una base contro 4 tra poco. Bella media. Ah, allora. 2. Gatto che non va a 5. Ma quanto sono buoni? Disco tondi. Se non ti va, dammelo. Sta andando di Swarmost, appena tipo... Ma sta ancora durando la partita. Sì! Appena finisce di Swarmost, eccoli qua, li piazza e gli manda in base, che ha una base, perciò c'è anche poco da sbagliare sulla direzione. Ed è finita. Cioè, non ha fatto nemmeno una tutta. Ma te sei seguito il coso, no? Hai a fare sesso con quest'altro, non commentare. Oh, ecco, oh, duri poco, è molto stretto Arrigo. Ma c'è il biscotto nome dove dà la mossa, no? Ha avuto sangue anale Arrigo. In realtà mi ha partito il biscotto di che state mangiando con gusto. Oh, posso avere un altro? Non l'ha messo il punto di raduno. Vedi che c'era da sbagliarsi. Ehi, va peggio. Fenix! Tuo commento... Un flagello di merda.
Scrive, non può fare. Ti ho commentato, non cagarmi la minchia. Come si dice nel tuo paese? Ammetto! No, no, stai andando avanti la tua. Sono via gratis dal Marauder. Perché questo ci fuce America? Sento fosse un bunker, ma che sta succedendo, eh? Io penso fosse un bunker. Ho scorreggiato di nuovo, ma anche per dire, guarda che bravo, va un bunker. No, aspetta il punto di uno, guarda. Perché ricordiamoci che le locuste, se le uccidi, perdi soldi. Invece se muoio naturalmente, no, si rigenerano. Sono penso l'unità più costo efficiente del mondo. Solo un deposito, giusto? Perdi un gold per ogni locusta morta. Un gold. Al diablo. O a WoW, dipende cosa giochi. Al diablo, non li puoi più facilmente. A mortal. No. Allora... Perché ho l'altro occupato, non so come si fa con questa interfaccia del cazzo. Mi piace poi anche la nuova interfaccia, non è quella locusta che muore male. Pollice in su se non mi piace la nuova interfaccia. E ecco. Io, ma no, guarda che molto, l'ho visto castare, è molto bella. Ma no, se sai i comandi, esatto. Se sai i comandi. Da noi stronzi che non c'è mai. Ma hai passato, ma hai dato Baldur's Gate? Sì. Perfetto, ma quando è che ne fa un'altra? Ma perché? Non capisco. Hai convinto che ci entrano dentro un'idea, eh? Mi sta venendo, sai quella cosa triste che non so quando hai proprio non sento una notizia brutta che ti deprimi un sacco. Uguale. Ma ci lancio i banni contro i carri che non ci arrivano mai a niente. I banni che non è ferro. Morto niente. È un carro a metà vita. Fai una scana e ammazza questo. Forse vince. E forse vince sì, questo Zerg è un moron, eh. Se perde è grave. Perde chi? Le funga, il Terran, cioè c'è tutto giù, non gli fa questo neanche i carri. Non sta facendo nulla il Terran, sta lì, guarda. Ma cos'è un manga giapponese che ora tipo vanno a ondate, guarda, ora il boss ha scannato, ammazza il super monster, arriva lì, sai che sono il boss più grosso e poi alla fine ci sono i Ling, non si capisce perché però. Perché quello che sembra il più debole in realtà si diviene il più forte. Sono 400 Ling 3-3, e vincono, sai, 400 Ling 3-3. Sì. Dipende, se è un ultra full upgrade non bastano. Vuole più di 400 link per ammazzare un ultra full upgrade. Ci vogliono 400. Sto parlando in terra. Era per dimostrare che sono le cose. Scusa. A ci vogliono più di 400 link per ammazzare. Sì. Cioè perché tipo sono 8 alla volta e le ultra li fa fuori a manciate. A 20 alla volta. Sì. Ma dai. Anche i cosi sono full upgrade. Non mi ricordo se sono full upgrade. No. Mi sa che sta per non arrivare penso, un però. Ospite. Sai che sta per arrivare un GG? Gordon, Oh, meno male, è arrivato qua. Gordon, allietami questo game. Perché sta pisciando su quella borsa dentro col mondo? Questo game di Medioman, perché non se ne può più di questo. Medioman a tavola. Media merd. Ma va a vedere più, vediamo se il per 2 funziona ancora. Oh. Bravo, pausa. Belli, belli questi. Perché i banning tra poco? Ah, no, perché gli Infestor. No, ne è nulla due. Mi sta provando. Però lui ha nulla. No, gli ritorna, gli ritorna. No, lo so che li ritorna. No, ma che sta succedendo? Erano 200 su 200, poi lo Zerg ha detto, ma io guarda che faccio come mi hanno insegnato One Piece, cioè il boss cresce sempre di più, perciò ti mando tutto a ondate, non tutto insieme. Piano piano. Piano piano, buono buono. Qui non lo difendono, non ci sono neanche i droni, non difendono nulla. Non c'è niente a difendere. Cosa sta nominando, eh? Così, cioè, lui è una base del 92. Ma io infatti mi sono sorpreso e ho detto, ma cazzo, è a tante basi però consuma le risorse. Ha 36 droni. Vabbè, il Terra ne ha 17. Ha una base. Ha una base. È giustificato. No, non è giustificato comunque perché è bloccato una base. Ma il tuo per terra ne ha 5. 36 droni su 5 basi. No, gatto. Sono 6 droni a ma base. La stampa del gatto. Meglio, ormai è sano. Evviva! Finalmente è arrivato Gordon per alletarci da questo replay. Ringrazio Medioman per avercelo inviato. Spero che muoia di una morte atroce. Ciao Medioman. Ciao. Spero che muori una morta media. Una media morte. Una media morte, tipo di quelle che non interessa a nessuno. No, sono stai qui e ti fai con cuore. Perché non ne posso più di questo replay. No. Tu ne puoi di questo replay. Tu ne puoi di questo replay. Impazzisci di questo replay. Guarda, mi piene le zampe. Bastard. Kagemusha. Cos'era un bronzo? Kagemusha si è vendicato. Basta.
Basta. Perché? Che motivo hai per insultarlo? Perché nella lega dei samurai, se tu dici basta, onori la tua lama e quindi te la pianti nel codo, la tua anima vive. No. No. Alla prossima. A mai più. Io vado a uccidermi. Io vado a uccidere Dead. Io Medium Man. Possiamo avere un altro biscotto?